Introduciamo oggi un altro argomento, parliamo di una donna pakistana molto coraggiosa, Asia Bibi, una donna cattolica, madre di 5 figli. Dovete sapere che questa donna è in carcere da 5 anni. Da 5 anni e proprio pochi giorni fa è stato confermato purtroppo la condanna a morte in base a questa legge sulla blasfemia che con accuse pretestuose, insomma, la tiene in carcere e anzi la condannata a morte. E ne parliamo allora subito con Mobin Shahid, che è dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia ed è anche un docente alla Lateranense. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, ci può spiegare qual è lo stato delle cose, cioè a che punto siamo e cosa si può sperare oggi per Asia Bibi? Per Asia Bibi si spera che, diciamo, la Corte Suprema del Pakistan, dopo questo ennesimo appello che facciamo aumentando sempre di grado, cancelli la conferma della condanna a morte della prima Corte e che si possa anche liberare. Ma teniamo presente che Asia Bibi è solo uno dei casi che è diventato, diciamo, famoso a livello internazionale, ma ci sono molti altri casi, tra virgolette, diciamo, invisibili alla comunità internazionale per l'abuso delle leggi della blasfemia, che è l'articolo 295C del codice penale pakistano, che poi fu introdotto dal Ziaul Haq, e allora l'attuale, diciamo, primo ministro Nawaz Sharif era, diciamo, appena entrato nella politica. Sembra che il governo attuale, come Lega Musulmana guidata da Nawaz Sharif, non ha molti interessi per diciamo, rivedere la legge della blasfemia, e se non si rivede l'applicazione almeno di questa legge e per la possibilità di verificare se l'accusa è vera o falsa, penso che la situazione delle minoranze religiose del Pakistan, specialmente dei cristiani, non potrà molto facilmente cambiare, e per cui neanche si potrà ottenere dei buoni risultati in senso della liberazione dal carcere di Asia Bibi. Ci sono interessi economici sotto, allora? Sicuramente, diciamo, l'organizzazione dei paesi islamici cerca di rendere sempre più forte diciamo, le sue mosse nella comunità internazionale, e sostiene economicamente anche i partiti politici religiosi che hanno rappresentanti nel Parlamento pakistano, sia alla Camera dei Deputati che al Senato, e la legislazione che rende sempre più fondamentalista diciamo, il criterio per poter gestire i cittadini del Pakistan è sempre finanziato con varie iniziative da molte fondazioni islamiche, specialmente partendo dall'Arabia Saudita e dall'Iran. Quindi possiamo dire che comunque i giudici nell'emettere queste sentenze sentono delle pressioni forti. Ricordiamo tra l'altro che Bhatti, il ministro pakistano delle minoranze, è stato assassinato anche in seguito all'aver difeso Asia Bibi, e così Taser, il governatore del Punjab, è giusto? Sì, sì, infatti l'esempio, diciamo, molto vicino a noi cattolici è Shahbaz Bhatti, che non solo perché difendeva Asia Bibi, ma era stato nominato presidente della commissione per rivedere la legge della blasfemia. E Salman Taseer, che voleva da governatore del Punjab, dove era collocata Asia Bibi come prigioniera, voleva portare diciamo, la richiesta del perdono al presidente. Ora, essendoci forti pressioni da parte dei fondamentalisti, che sono sempre presenti numerosamente nei tribunali quando ci sono queste accuse che vengono portate, essendo le pressioni molto alte, anche il presidente allora Zardari non ha potuto fare niente, e nell'attuale condizione politica, nel panorama attuale, sembra che sarà ancora più difficile. Ma non voglio rimarcare con questa osservazione che i cristiani sono perseguitati, per cui musulmani è la colpa dei musulmani. Non voglio accennare per niente questo fatto, perché Salman Taseer e molti altri nostri amici, avvocati e anche rappresentanti sono della musulmani. Società civile, sono musulmani e hanno difeso molti casi dei cristiani,
e alcuni sono stati uccisi, di cui uno, un nome noto è Salman Taseer, ma molti altri a livelli più minori, diciamo, hanno difeso i cristiani. Senta, ma allora cosa si può fare? Ci chiedevamo poi se Marina, la ragazzina premio Nobel per la pakistana, pace, sì, potrebbe contribuire in qualche modo alla liberazione, ce l'auguriamo, di Asia Bibi, ma come diceva lei poc'anzi, delle tante donne che come Asia Bibi, insomma, potrebbero vivere la stessa condizione. Beh, Malala Yousafzai è una voce, diciamo, simbolica ormai, non tanto importante nei gruppi, diciamo, della politica che gestiscono la legislazione, e sono loro i rappresentanti eletti, tra virgolette, per poter fare le leggi. Malala può essere una voce importante per dare visibilità internazionale, ma a livello locale penso che per Malala sia molto difficile. Malala ha dato, diciamo, la sua parte per l'appello alle ragazze nigeriane rapite dal Boko Haram, e ora è il caso che Malala parli anche per Asia Bibi, perché finora mi sembra che non abbia mai parlato per le minoranze religiose del Pakistan, inclusa Asia Bibi e il caso cattolico. Poi leggevamo che la mobilitazione internazionale per questo caso non è stato, diciamo, comparabile a quello di altri casi. Non c'è stata, ecco, grande attenzione forse da parte anche dei media. Ma sia dei media, specialmente dopo, diciamo, la conferma presso l'alta corte di Lahore, diciamo, è mancato, diciamo, questa reazione dei media per dare maggiore visibilità, ma sia le autorità sono un po' scoraggiate, oppure hanno le loro motivazioni. Io metterei in evidenza il fatto che la foto di Asia Bibi fu messa al comune di Roma solo per qualche giorno, e per qualche anno è rimasta la foto della donna musulmana dell'Iran condannata a morte, anche se lei ha chiesto di togliere le sue foto da tutto il mondo e dare meno visibilità. Si è continuato a parlare di lei, ma stranamente, e mi domando perché, non saprei ancora, non sono riuscito a fare, diciamo, una ragione di questo atteggiamento nell'Occidente stesso. Forse solo perché è cattolica, forse solo perché è cristiana, allora i media che si sentono laici o secolari non hanno interessi su questi argomenti della persecuzione dei cristiani. Ecco, possiamo dire che il Pakistan forse non ascolta tante ragioni politiche, ma più economiche, che quindi, non so, l'Unione Europea, visto che ci sono in corso degli accordi commerciali, la prospettiva di accordi commerciali, potrebbe fare qualcosa in questo senso con delle sanzioni, o gli Stati Uniti, che hanno grossi interessi con il Pakistan? Penso che l'Occidente può difendere, diciamo, la carta per i diritti umani e farla rispettare anche in Pakistan, perché è firmatario presso l'ONU per la Carta Universale dei Diritti Umani. E questo è possibile non sul piano politico semplicemente tra i diplomatici. Qua bisogna proprio portare il Pakistan chiedendo il rispetto dei diritti umani, in cambio anche di ciò che Pakistan chiede all'Occidente come porta d'ingresso per il mercato occidentale. L'esempio ne può essere già il fatto che l'Italia o altri paesi occidentali, nel rapporto bilaterale, quando danno dei fondi per lo sviluppo in Pakistan, chiedano maggiori garanzie per il rispetto dei diritti umani delle minoranze religiose. In questa direzione, con il ministro Frattini, ci fu il primo passo, ma non ci fu poi la possibilità di continuare, in quanto fu ucciso Shehbaz Bhatti. Italia fu il primo paese dell'Unione Europea che ha sancito i fondi per lo sviluppo delle minoranze, e VIS, volontariato internazionale salesiano, ha usufruito di questi fondi per lo sviluppo delle minoranze religiose per 2 anni di seguito. Però questa iniziativa, diciamo, morì con la fine del governo, e anche con il governo italiano, e anche con la morte di Shehbaz Bhatti. Bisogna lavorarci a livello concreto, aiutando in accordi bilaterali
dando dei fondi destinati, perché poi lì se no non arrivano alle minoranze religiose, e l'altra parte per dare accesso al mercato occidentale, al Pakistan, che chiede sempre su questo piano, chiedere il maggiore rispetto delle minoranze religiose locali. Grazie Mobin Shahid, grazie, e ci auguriamo che questo venga fatto. Grazie mille, e noi ricordiamo che ci sono delle petizioni in corso per Asia Bibi. Sì, Citizen Go, su Amnesty International, L'Avvenire, articolo 21, insomma, che invitano a scrivere agli ambasciatori americani in particolare, proprio per questa influenza possibile che hanno sul governo pakistano. Ma adesso vogliamo raccontare la storia di altre donne, spesso nascoste, che invece scelgono il loro destino, rifiutando quella libertà che potrebbero godere in un paese ricco di opportunità, quale appunto l'Inghilterra. Ne ha parlato Avvenire, in particolar modo ne ha parlato la corrispondente da Londra, Elisabetta Del Soldato. Ben trovata Elisabetta. Salve, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qui con noi in trasmissione. Allora, ci hai raccontato la storia di queste circa 60 donne del Regno Unito, ragazzine, perché dai 16 ai 24 anni, che hanno scelto di lasciare la loro famiglia d'origine, quindi di lasciare gli studi, magari il lavoro, per andare a combattere a fianco dello Stato Islamico, è corretto? Sì, esattamente, sì. E come si può leggere questo fenomeno? All'inizio la maggior parte di queste ragazze si recava in Siria per raggiungere i mariti che combattevano per lo Stato Islamico, o per sposarsi in matrimoni combinati dalla famiglia. È cominciato un po' così, ma oggi è cambiato tutto, è diverso. Oggi queste ragazze, anche giovanissime, anche di 15 anni, rincorrono proprio un'utopia, credono che saranno coinvolte direttamente nella costruzione di uno Stato islamico puro, dove ricopriranno un ruolo molto importante. Si sentono tradite dall'Occidente, dicono che in Occidente vengono ignorate, poco valorizzate, e che qui non possono esprimere la loro identità senza essere giudicate, che non possono praticare l'Islam come vorrebbero, ma poi quando arrivano in Siria, insomma, si rendono conto quasi subito di essere state strumentalizzate, che la realtà poi non è così. Sono ragazze giovani, ingenue, facili da indottrinare. Senta, ma gli inglesi, scusa Francesca, gli inglesi quanto sono preoccupati da questo fenomeno? Sono molto preoccupati, e soprattutto da quando si è scoperto che i social network hanno un'influenza enorme su queste ragazze, che non è perché vengono praticamente indottrinate, offrono ogni sorta di consiglio pratico, da come recarsi in Siria, come passare inosservate all'occhio delle autorità. I social network rappresentano uno strumento perfetto per fare propaganda, e dipingono un romanticismo, c'è un romanticismo nel racconto di queste giovani che intendono aderire allo Stato Islamico, che poi le si sente spesso parlare di un nuovo progetto politico, di una vita idilliaca regolata dalla Sharia, ma la realtà è molto molto diversa. È molto difficile intervenire, certo, e controllare i social network, quindi è una situazione estremamente complicata. Questo dice di quanto appunto queste giovani, queste comunità musulmane non si siano allora integrate nel paese che le ospita. Assolutamente, anche questo è un mito dipinto in Europa, che qua esiste un integralismo perfetto, ma la situazione è molto 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 diversa. Senta, io le faccio una domanda, vedendo l'età molto giovane delle ragazze, 16-24 anni, anche 15, ecco, è l'età dei grandi ideali, insomma, viene da pensare che l'Occidente forse non sta facendo proposte, non per giustificare poi la scelta di queste ragazze, ma forse sono alla ricerca di qualcosa per cui spendere la vita in modo però drammatico e violento, questo eroico. Assolutamente, assolutamente, perché poi quello che le aspetta una volta che sono arrivate in Iraq o in Siria, la maggior parte è un destino di schiavitù, fatto soprattutto di pesanti lavori domestici, ma nella maggior parte dei casi di quali perpetrati dalle stesse persone che avevano promesso di proteggerle e di renderle importanti. Insomma, c'è una
recente indagine delle Nazioni Unite, i militanti dello Stato Islamico hanno già ridotto la schiavitù sessuale oltre 1500 tra donne, bambini e bambine. La situazione è... Va bene, è veramente un fenomeno drammatico. Grazie, esatto. Allora per avercelo Prego. Riportato. Buona grazie, giornata, grazie, buongiorno. Grazie.